Avete come condizione primaria cerchio e seno attraverso NT a cura di VB Amedeo. Figli cari, voi vivete nella dimensione terrena e quindi avete come condizione primaria il concetto di tempo-spazio. Ma come già vi è stato detto in passato, il tempo è soltanto relativo alla vostra dimensione. Anche nell'universo infinito c'è una forma di temporalità e di spazialità, ma essa è soltanto indicativa di una condizione della materia, in quanto il tempo, nella sua realtà assoluta, non esiste. Vorrei fare un esempio che vi può dare un'idea del continuum temporale di cui sto parlando. Immaginate due individui posti a circa 500 metri di distanza l'uno dall'altro e armati di armi da fuoco. E immaginate voi stessi come elemento percettore. Ora, se voi vi ponete spazialmente vicino ad uno dei due personaggi e ordinate loro di fare fuoco contemporaneamente, voi vivrete la sensazione temporale come ora vi descriverò. Essendo vicino a uno dei personaggi, voi percepirete immediatamente l'eco o il rumore dello scoppio, mentre il rumore dell'altro scoppio vi arriverà in leggero ritardo. Quindi voi potreste asserire che lo sparo provocato dalla prima persona è il presente e immediatamente per voi esso diventa il passato, mentre lo scoppio che vi perviene dall'altra parte rappresenta per voi il futuro, anche se si parla di parti infinitesimali di tempo. Se però vi ponete esattamente al centro tra i due individui armati, percepireste simultaneamente i due suoni e quella percezione costituisce idealmente il presente. Quindi in quell'attimo, che per voi si ha un trascorrere non simultaneo, un fluire di un tempo che va dall'immediato passato all'immediato futuro, voi potreste asserire senza ombra di dubbio che c'è stato un trascorrere di tempo. Ne convenite, figli? Mentre in realtà non è così. Oppure, facendo un altro esempio, immaginate di essere affacciati alla finestra di un grande edificio e vedete passare una lunga processione di persone. Che sia essa una manifestazione religiosa o politica, immaginate questa scena. Voi siete in un punto elevato, quindi avete una visione globale dell'evento, sia dell'inizio che della fine di questo fiume di persone, di questa fiumana umana che si muove. Quindi per voi non c'è né passato né presente. Mentre, per chi è all'opposto della vostra visione, cioè all'inizio del corteo, per lui sarà evidente un procedere del tempo. Un immediato passato che man mano procede in avanti e un immediato futuro. Anche questo esempio vi può dare l'idea di quanto sia relativo il trascorrere del tempo. Ma quello che vorrei voi capiste è che il presente stesso, che voi credete così evidente, non esiste in assoluto. Anche misurando il tempo e frazionandolo in forme infinitesimali, in miliardesimi di secondo, è pur sempre tempo secondo il vostro concetto, vero? Ora però l'attimo stesso in cui voi percepite un pensiero, per esempio, è già trascorso e immediatamente l'attimo successivo arriva. Quindi il tempo è un continuum. Passato, futuro, passato, futuro, secondo la vostra condizione e sensazione. Il presente in sé è un assurdo, un paradosso. E però tutte le mie parole non hanno alcun valore per la dimensione in cui vivete, in quanto vi dico che voi, vivendo nella materia e nella condizione di incarnati, appunto, voi dovete soggiacere al trascorrere del tempo. Tutto questo discorso per invitarvi a riflettere.
Se voi riusciste a raggiungere una particolare condizione mentale e psicofisica, potreste vivere sensazioni ed esperienze notevolissime che vi farebbero trascendere la condizione materiale spazio-temporale. Questa possibilità richiede costanza, impegno e dedizione, per cui non è alla portata di tutti. Comunque c'è un momento della vostra esistenza, una condizione particolare in cui queste sensazioni o questa situazione che ho indicato avviene, mentre voi sognate. Nel sogno, infatti, non esiste il tempo. C'è un'alterazione del trascorrere ideale del tempo. E in pochissimi attimi voi potete sognare di vivere una situazione che nella sensazione mentale è lunghissima.